Buongiorno. E solo? Sto solo, maresciallo, non si vede? Sì. Dove state andando? A fare un giro, maresciallo. Che cosa avete nel cofano? Niente, maresciallo, mangime per gli struzzi. Come? Mangime per gli struzzi. Mangime per gli struzzi? Sì. Collega, controlliamo. Non vi fidate, maresciallo? Ci accertiamo, diciamo. Ah, vi accertiamo. E la prossima. Munizioni, sigarette. Mangimi per gli struzzi. Mangime per gli struzzi, eh? Sì, maresciallo. È bravo. Avete visto? Nel cofano ci sono pistole, sigarette, bottiglie di cuore, accendini, bottiglie di cuore, mangime per gli struzzi. Maresciallo, gli struzzi mangiano di tutto, maresciallo. No. Arrivederci. Mi chiudi il coppia, piacere? Il cofano! Chiudi il cofano. Arrivederci. Ma è stata molto brava in queste cose, ma grazie a tutti e due. Beh, prego. Citofono? Questi sono i vicini di casa. A tutte le ore vengono. Ogni volta arrivano, la stessa storia, ci chiedono la cosa in prestito. Non ce la restituiscono. Perché questa volta facciamo lì. No, questa volta facciamo lì, lo dico io. Io mi sono scocciato proprio. Perché sei tu che si dimanca larga. Qualsiasi cosa ti chiedono, subito pronto a dare, pronto a dare. Sai, vai ad aprire, tu inventa la scusa perché io non ce la faccio più. Come è colpa tua, devo andare ad aprire. Vai ad aprire tu, rispondi, fai subito che quello sta aspettando. Sì, sì, sempre così, sempre così. Ci serve, qualsiasi cosa, ci serve. Non voglio proprio venire. Non è possibile. Sì? Sali? Sì. Sali? Non lo so, li vogliamo far accomodare pure in camera da letto. Che devo fare? Sta sotto. Mi raccomando, mo' Piro, eh? Di polso, eh? Qualsiasi cosa ci serve. Di polso? Adesso. Posso? Sì, prego, vieni, vieni. Scusa, Amore, il nostro vicino di casa. Ciao. Ciao, Tommaso, vieni, entra. Ciao, Lucia. Ehi. Scusa il disturbo, no. Dimmi tutto, Tommaso. Niente, volevo sapere, per caso avete intenzione nella giornata di oggi di usare, come si chiama, il tagliaerba? Il tagliaerba. Proprio il tagliaerba. È proprio oggi. Guarda, sì, io mia moglie, proprio, è vero. Ci sei. Abbiamo deciso di dare una botta al lavoretto giardino. Sì, e ultimamente io lo sto trascurando molto, non so. Beh, se hai notato. Sì, abbiamo un giardino grande, passato. Quindi fino al pomeriggio, diciamo. No, al pomeriggio, uffa, vale fino a sera. Cioè, accendiamo, non si sa quando lo spegniamo, anzi, è vero? Per piacere, anzi, facciamo i tour perché io poi mi stanco. Inizio. Poi ci alterniamo perché... Mi dispiace, proprio il tagliaerba, mi dispiace, volentieri, guarda. Ma con tutto il cuore, proprio. Mi serve. Sì, 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 assolutamente. No, infatti, ci avrei scommesso perché ho visto... Quindi sicuramente non penso che avete il tempo di andare a giocare a golf. Non è che mi potete prestare le mazze? Le mazze, ho visto l'erba alta io. Un sacco di alberi proprio, bella. Ma non è su wow, l'aria proprio. Eccoci. Bravo questo comandante, quando uno è bravo c'è poco da fare. Dici, a me invece mi sembra un po' ridicolo, non... Come ridicolo? Sì, anzi, addirittura un po' scemo proprio. Perché? Tu pensi che questo fa l'amore con mia moglie e paga pur 100 euro. E me è scemo. E me io vado gratis. Buongiorno. Ehi, buongiorno. Arrivederci. Salve. Comandante? Buongiorno. 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 Guarda, la macchina è pronta? No, oggi al comando vado da solo. Perché? Ragazzi, ho un serio problema. C'è una talpa in giardino che mi sta praticamente distruggendo tutto. Siepi, fiori, mi mangio le radici. Io ho tentato persino di prenderla io, ma non ci sono riuscito. Invece voi stamattina, con pazienza, vi metterete all'opera e mi prenderete sta benedetta talpa. La voglio vedere distrutta. Me la dovete annientare. Comandante, consideri già fatto. Mm-hmm. D'accordo? Certo. Aprite. We'll be right back.
una grande prova. Oh, comandante. Buongiorno, comandante. Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Risolto il problema? Alla grande. Adesso la talpa è inoffensiva. Bravi, sapevo di contare su di voi, sapevo. L'avete avvelenata, suppongo? Peggio. Comandante, peggio. Peggio. E l'avete sparata? Peggio. Peggio. Allora l'avete uccisa con delle scariche di corrente elettrica? Peggio, molto peggio. Dico, peggio, lei. Comandante. L'abbiamo sepolta viva. Viva. Bravi, bravissimi. Così abbiamo risolto definitivamente il problema. Regolare.